Dopo la fase calda e stabile che ha caratterizzato questi ultimi giorni, nella giornata di venerdì avremo un deciso peggioramento del tempo. Questo perché una saccatura di aria più fredda in arrivo dal nord Europa determinerà grossi contrasti con l'aria calda preesistente e quindi tenderanno a formarsi a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì, diffusi nuclei temporaleschi che dalle zone appenniniche, dalle zone settentrionali della regione si sposteranno verso la fascia collinare e costiera. Proprio la zona collinare e costiera tra il Basso Pesarese, soprattutto l'Anconetano e anche la parte nord del Maceratese saranno i settori più colpiti da questo peggioramento, dove appunto ci attendiamo dei fenomeni temporaleschi anche intensi, accompagnati da grandinate e anche da forti e improvvise raffiche di vento. Il tutto poi tenderà a scivolare verso sud e quindi nel corso della nottata di venerdì il tempo poi tenderà via via migliorare, anche se nella giornata di sabato ritroveremo, soprattutto nelle ore del pomeriggio, ancora un po' di instabilità, in particolare sui settori interni e sulle aree centro-meridionali della regione. Questo peggioramento porterà con sé anche dell'aria molto più fresca, infatti le temperature dalla serata di venerdì e soprattutto nella giornata di sabato diminuiranno anche di 8-10 gradi rispetto ai valori attuali, portandosi al di sotto della media del periodo con un clima decisamente fresco. Il weekend appunto continuerà con un clima variabile, un'alternanza di sole e nuvole, con ampie schiarite, tempo decisamente più stabile nella giornata di domenica, ma sempre con un clima ventilato per venti settentrionali e temperature miti e abbastanza gradevoli.